Bentornati ragazzi, allora adesso andremo a vedere come inserire le funzioni interne del PLC. Partiamo dai timer. Per inserirlo basterà andare a cliccare su una network. Dopo aver cliccato sulla network dovremo andare a selezionare API FB. Nel momento in cui andremo a premere si aprirà questa pagina qui. In questa pagina andremo a selezionare il tipo di classe, cioè tutti. Qui dentro abbiamo tutte le istruzioni interne del PLC, tra cui i compare, i move, le operazioni aritmetiche e così via. E noi adesso andiamo a cercare TMR. Il timer è una delle istruzioni più utilizzate nel mondo del PLC. Adesso vi spiegherò anche il perché con dei piccoli esempi. Una volta inserito, cliccando il pulsante insert, vi inserirà il timer con i suoi punti di domanda. Adesso lo cancello un attimo perché io l'ho già creato. Una volta creato, notiamo subito che il timer ha bisogno di tre variabili. Analizziamole allora. La prima variabile è una variabile di tipo enable, quindi booleana, in base a quello scritto precedente, come se fosse una bobina, questo timer si accenderà o no. Dopodiché avrà una variabile S1 di tipo timer, vedete, device T1, identifier controllo pressione, quindi sarà sicuramente impostata dentro alla mia main table. Come vedete è qui. Questa variabile qui sarà la stessa che andiamo a richiamare per la logica del PLC. Infatti, come vedete, la ritroviamo qua. Mettiamola come controllo pressione, così è più intuitiva. Vedete? Quindi una volta che il timer sarà acceso, questo timer qui, controllo pressione, una volta che avrà fatto tutta una serie di operazioni di conteggio, si accenderà e mi accenderà questo contatto qui. 60 è il numero che io voglio dare al timer per fare i conti di secondi. Questo timer qui, S2, lo dovete vedere come un 100 millisecondi, quindi noi andremo a fare 60 per 100 millisecondi. Questo vuol dire che conterà 6 secondi. Se io volessi contare un secondo dovrei metterci 10. Così facendo avrò 10 per 100 e quindi mi verrà fuori un secondo. Torniamo a metterci 6 secondi, quindi 60. Cosa vuol dire? Che non appena avrò queste condizioni vere, quindi pensate al cancello automatico, io ho il cancello chiuso, per aprirlo devo premere il pulsante di apertura, dopo che io avrò queste due condizioni per 6 secondi, controllo pressione, mi azionerà qualcosa. In questo caso mi azionerà l'apertura, memoria di apertura. Vuol dire che il pulsante di apri dovrà rimanere premuto, in questo caso qui, 6 secondi. Andiamo a vederlo. Come vedete adesso ho aperto la simulazione, ho il contatto chiuso, quindi il cancello è chiuso. Non appena io premo il pulsante per aprirlo, vedete che inizia a contare. Una volta arrivato a 60, quindi quando S1 è uguale a S2, il controllo pressione diventa verde. Questo vuol dire che il mio contatto di controllo pressione è acceso e quindi la mia memoria è aperta. Andiamo un attimo a togliere il pulsante. Vedete, la memoria è sempre aperta. Adesso forziamo un attimo anche la memoria a zero. Adesso vi farò vedere che se io non tengo premuto per 60 secondi ma tengo premuto meno, in realtà il controllo pressione non è mai diventato verde. Quindi infatti non ho la memoria di aperto. Quindi questo mi serve per fare un filtro, per essere sicuro che il pulsante sia stato effettivamente tenuto premuto. Solitamente si usa per tutto ciò che è digitale. Infatti se pensate anche alle fotocellule, per non avere delle false letture, mettete caso passi una mosca, un insetto, un qualcosa in una macchina esterna, oppure ci sia un po' di trucciolo a terra, quindi un sensore induttivo percepisce qualcosa, in realtà noi ci metteremo dei filtri di 200, 300, 400 millisecondi per fare un piccolo filtraggio del segnale. Questo tipo di timer quindi si chiama ritardo alla eccitazione. Negli altri PLC esiste uguale, solo che si chiama in maniera diversa, si chiamerà TON, ma principalmente funziona nello stesso modo. Qui invece ho fatto una logica per farvi vedere che il timer si può usare come ritardo alla disecitazione. Questo vuol dire che una volta che è premuto il pulsante, vedete, il timer non conta a differenza di questo, ma conterà una volta che si spegne. Quindi vedete, spengo,
conta 3 secondi e farà qualcosa nella mia logica. Questo qui perché si usa? Pensate a una pompa con del liquido e una valvola. Io spengo la pompa, la valvola non potrò spegnerla nello stesso istante, dovrò aspettare un po' di tempo. Questo perché la pompa per spegnersi avrà una certa inerzia. In quel periodo lì di inerzia la valvola deve rimanere aperta, altrimenti potrei mandare in guasto il circuito. Adesso che avete visto come funziona il timer, potete anche provare a cimentarvi nel vostro cancellino automatico. Dopodiché vi farò vedere nella prossima lezione come ho pensato io il cancellino automatico e inizieremo un nuovo progetto per vedere anche altri tipi di funzione all'interno del PLC.